Une onco pisata all'alba, chi caccia d'ori lupignesi so pronta a batte passe macchie, uga pimosa, dai posta tutto ognuno. Ma allora, tu è qui? Beh, aspetta, di un. Sì, ti bevi un po' di in due fuoco. Ma ci vuoi dire la bottega? So 6 ore di mane e ora di pia ai agari e chi l'altri paesani si mettisse in imposta. Pa la partura di agaccia come sempre per trovare roba si pia a Capundio vicino al fiume. E beh, oggi abbiamo fatto tutto il concone, di un capagnone. Oh. In principio ci so, eh. Ma poi in questo caldo vi daremo vedere. La strada è lunga quanto brutta non ha una pista che fare sotto il paese e Stefano Lecca si deve anche barcare il fiume in cui sono animali. Giunti in un gugone, il capimatia si occupa di portare in posta l'ultimo cacciatore e capia il jaga. Aia, tu resti là? Guarda, c'è il passaggio in basso. Et tiens, le passage là, tu vois, il passe par là. Hein? Allez, on lâche. Allez, t'es le là, t'es. Ah, c'est quoi? Un'oretta dopo, corrono sempre gli agari, un buon principio di battuta. Oggi, bon, non è troppo, perché scemo la battuta per rapporto al fresco. Se vaci, non possiamo mica fare la battuta che non vogliamo. Ma c'è troppo caldo che vuole. C'è troppo caldo, no. Ma bon, c'è agli agari, dunque ad andare. Lontano, una vocilata ribomba. Ecco, il primo zingari della stagione, un bel animale. 11 ore di mane e compia cacigliata si ricorda in paese di Lupigna per spilare roba. Due zingari stamane sono stati tombi. Infine, tocca l'aperitivo spuntino, d'altri subito hanno ben inteso.